Benvenuti, questo è il primo incontro di catechismo degli adulti di quest'anno, con orario e giorno cambiati in base alle indicazioni del Consiglio Pastorale. Abbiamo pensato di fare quest'anno così, sono concentrate. Ci sono due martedì al mese che sono dedicati alla formazione parrocchiale, così lo sapete, uno sulla Bibbia e uno sul catechismo degli adulti. Quindi chi vuole attingere in diretta, quindi non online, può utilizzare questi strumenti, diciamo ad orario fisso. È stato fatto questo esperimento, quindi penso che sia una cosa buona, poi vedremo nel corso del tempo come va. Allora, c'erano due possibilità del catechismo di quest'anno: o approfondire un po' i 10 comandamenti oppure i 7 sacramenti. Perché io credo, penso che dobbiamo imparare un pochino a conoscerli. Cioè, nella nostra fede noi non dobbiamo andarci a inventare niente di strano, perché le cose importanti ed essenziali sono poche, e quelle che ci abbiamo da custodire, da approfondire, sono già bellissime di per sé. Allora, optare per andare ad affrontare prima i sacramenti significa dare il primato alla grazia di Dio, d'accordo? Perché i sacramenti sono il regalo più grande che il Signore ci ha dato, e tutta la nostra santificazione consiste nel valorizzare i sacramenti che abbiamo ricevuto, quelli che non si possono ripetere, perché tutti qui dentro siamo stati battezzati e cresimati. Molti vivono il sacramento del matrimonio, quindi già ce ne hanno a go-go. Io nel sacramento dell'ordine, ecco, quelli che si possono ripetere, che sono la penitenza e l'Eucaristia, e poi quelli che ci aiutano ad affrontare bene la malattia e la morte, che è l'unzione degli infermi in tempo chiamata estrema unzione. Io non farei un buon dovere di parroco e passerei guai con il nostro Signore se non dessi a chi ci starà la possibilità di approfondire questa tematica, perché dall'uso buono dei sacramenti dipende la salvezza della nostra anima e la nostra santificazione. È uno degli argomenti in assoluto più importanti. Perché senza la grazia di Dio, come diciamo nell'atto di speranza, le buone opere che dobbiamo fare per andare in paradiso, che poi i 10 comandamenti ci tracciano la via di quali esse sono, non le possiamo fare, perché da noi stessi non saremmo capaci di fare niente di utile alla salvezza, se non fossimo santificati dalla grazia che il nostro Signore ci ha acquistato attraverso la passione e la morte di croce, che viene trasmessa attraverso questi 7 sigilli della nuova alleanza. D'accordo? Quindi questo è un punto assolutamente fondamentale, quindi che vale tutto per noi, poi nella misura in cui a questi incontri partecipassero coloro che sono impegnati nella formazione, ottimo, perché questo è quello che bisogna assolutamente insegnare nella formazione a tutti quanti i livelli. Quali fonti? Vedete che alle mie spalle ci sono una serie di cose, no? Questa era la directory della libreria digitale dedicata un po' a Bibbia e catechismo. Allora, vedete, qui sotto c'è il catechismo della Chiesa Cattolica, che è il librone grosso così, che è il nuovo catechismo approvato da San Giovanni Paolo II, che è un testo fondamentale, d'accordo. Però se lo vedete nella versione cartacea è un vocabolario, cioè sono migliaia di pagine, perché la scelta che ha fatto la Chiesa, una scelta come tutte quante le scelte, è sempre tutto opinabile, ma una volta che poi è stata fatta, quella è e stop, d'accordo? Il vescovo, l'ultimo incontro che ha fatto Gregorio, dice: adesso la mia domenica 20 è tra migliore e nuovo messale, volete discutere quanto vi pare, vi piace, non vi piace, quanto bene, cambiano il Padre nostro, non cambiano, le discussioni siamo liberi, quindi uno può esprimere tutti i pareri, le opinioni che vuole, perché grazie a Dio non stiamo sotto che stampo, quindi uno può dire: io su questa cosa avrei qualche riserva, su cosa, poi tutto quello che ti pare, però quello è, d'accordo? Quindi nella Chiesa le cose funzionano così, piaccia o non piaccia, funzionano così. Quindi, allora, il catechismo della Chiesa Cattolica è uno strumento molto utile per chi vuole approfondire proprio fino in fondo i contenuti della nostra fede. Lo è un po' meno per chi c'ha bisogno di sintetizzare e focalizzare bene gli aspetti fondamentali ed essenziali, perché ci sono due possibilità: o tu stringi, schematizzi e c'hai l'essenza, magari però poi non stai molto addentrato nella comprensione del contenuto, oppure fai il processo contrario. Allora, che è successo? Qualche fedele si è lamentato perché
era troppo prolisso, quindi c'è un conto che lo va a studiare un candidato all'insegnamento di religione cattolica o anche uno studente di scienze religiose, generalmente insomma dei corsi il catechismo della Chiesa Cattolica viene preso come riferimento. Quando Monsignor Petrocchi mi mandò a me insegnare teologia alla scuola di scienze religiose, quando ancora era aperta la scuola di scienze religiose latino, mi disse: quello che devono sapere i candidati all'insegnamento di religione cattolica, i candidati al diaconato permanente, il catechismo della Chiesa Cattolica lo devono sapere bene. Loro non lo devono sapere all'infarinato, lo devono sapere bene, perché sono investiti, voi sapete, no? Sia i diaconi, ma anche gli insegnanti religiosi. Gli insegnanti di religione vanno a insegnare religione in forza della missio canonica del vescovo, che è una cosa più grossa del mandato che la settimana scorsa ha dato ai carceristi, quindi una partecipazione veramente alla, come dire, alla funzione evangelizzante della Chiesa, anche se poi la religione cattolica non è catechismo, stiamo entrando in questi discorsi, no? Allora, che succede? Che Papa Ratzinger ha promosso un compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questo strumento pochi lo conoscono e pochi lo usano, perché il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica è molto più sintetico e riprende nella forma il tanto vituperato Catechismo di San Pio X, che è stato messo in soffitta. Ma come tutte quante le cose del passato, io sappiate, io ho un'allergia. Come dire, peggio, capito? Io ho quattro allergie stagionali, ma ad altre cose c'ho l'allergia perpetua, d'accordo? Quindi, cioè, sia chi dice, come dire, gli archeologisti, quindi che tutto quello che c'è di moderno e di nuovo, tutto quanto da buttare al secchio, perché solo quello che era antico è da recuperare e da preservare. Quindi questi sono gli archeologisti o i tradizionalisti dello stato puro. Così come anche i modernisti che dicono che tutto quello che è moderno va bene, tutto quello che era prima di 20-30 anni fa si deve prendere e buttare al secchio in toto, d'accordo? Perché tutta quanta monnezza. A me queste cose mi hanno sempre, come dire, proprio per principio urtato il sistema nervoso. Quindi poi non faccio più atti di collera perché sto cercando di resettare un pochino di cose, ma è un approccio completamente sbagliato, anche perché l'Evangelista San Matteo, nel suo Vangelo, al termine del discorso delle parabole, possiamo prenderlo qui, se apriamo anche questo qui, al capitolo 13, dice che ogni scriba che poi diventa discepolo del regno è simile a uno che dal buon tesoro tira fuori cose nuove e cose antiche. Il latino è vetera et nova. Quando Benedetto XVI, qualcuno di voi so, insomma, che anche qui è entrato in questo mondo, diciamo così, la segue un po', no? Entrò e, per esempio, liberalizzò, cosa che a qualcuno sembrava, come dire, uno scandalo, la famosa messa di San Pio V, il rito romano antico, tutte queste cose qui, no? Se uno legge la lettera che ha accompagnato il motu proprio con cui fece questa scelta, Benedetto fece un discorso proprio a suo tempo, ovvio. D'accordo, che c'è la scienza infusa per capirlo, e diceva così: dice, possibile che quello che fino a ieri era santo e era buono, poi è diventato orrore, buttarlo via, non si può neanche più nemmeno quasi nominare perché via, orrore. Quando ha nutrito la spiritualità di decine, centinaia di generazioni, sono usciti fuori santi, non è possibile una cosa di questo genere, no? Allora, alla fine del capitolo 13, vedete, vi faccio una bella evidenziazione, si vede bene alle spalle? Quando Gesù dice, avete capito tutte queste cose? E gli rispondono, sì, questa è la fine del capitolo 13, discorso sulle parabole, no? E Gesù risponde, dice, bene, per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Questo preambolo per dirvi. Allora, io volevo con voi, per questo primo round, perché speriamo ci siano molti round, il mio sogno sarebbe di fare un round biennale sui sette sacramenti e i dieci comandamenti. Prima avendo due, come dire, due occhi, uno sul catechismo di San Pio X e uno sul compendio del nuovo catechismo. Quindi seguire un percorso binario. Poi, se Dio mi lascia qui per qualche altro anno, come io vivissimamente spero,
dal terzo anno in poi riprendiamo, dopo uno l'ha capito bene, a scatenarsi col catechismo, tutti quanti i dettagli particolari, tutte le fonti bibliche, patristiche, con cui vengono immensamente sviluppati questi argomenti. Capite? Però prima è importante, è essenziale, perché per costruire una casa, prima metti le fondamenta e poi tiri sulle colonne, poi vai ai mezzi, poi vai il tetto, poi vai gli isolai, il mio fratello è docet, poi vai i vani, poi i tetti e poi metti i pavimenti, capite? Quindi tutto insieme non si può fare. D'accordo? Quindi considerando voi, considerando diciamo, un pochino anche poi come dire, il target, diciamo, la domanda che mi arriva anche in giro dal fatto che come sapete queste cose vanno anche in giro, ho pensato di fare un percorso di questo genere. Basta che preambolo però perché sennò ci mangiamo tutta quanta la prima cosa. Quindi, allora, bando alle ciance, apriamo il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Nella sezione seconda parla dei sacramenti della Chiesa. Come vedete inizia semplicemente numerandoli. Mo sarebbe da fare, non guardate, ma se uno vedesse i sette sacramenti, ma tu li dispari proprio tatà, capito? Poi sapendoli anche focalizzare, adesso vediamo un attimo, cioè ci sono, mo Paola, non glielo chiedo perché se poi dovesse non rispondere, più la rivoltella e faccio tsh, capito? Con la paliotta esce del cuore. Paola, il focalismo lo sa, cioè, quali sacramenti non si possono ripetere mai? Perché? Quali sono i sacramenti per l'iniziazione cristiana? Quali sono i sacramenti dei morti e dei vivi? Perché si chiamano dei morti e dei vivi? Perché alcuni sacramenti non si possono ripetere mai? Qual è la spia che ti fa capire che un sacramento non si ripete mai? Ma perché si battezzano i bambini? Perché è importante battezzare i bambini? Perché non si può fare che quando diventa grande, non si può fare, si potrebbe fare, ma è meglio non fare che quando diventa grande decide lui, eccetera, eccetera, no? Ecco. Questa è un pochettino la focalizzazione. Allora, vedete, comincio subito. Come si distinguono i sacramenti della Chiesa? Vedete, la forma del compendio è uguale a quella del Catechismo di San Pio X. Domanda e risposta. Allora, si distinguono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Guardate, battesimo, confermazione, eucaristia. Attenzione, guardate l'ordine. Battesimo, confermazione, eucaristia. Noi sappiamo che nella nostra prassi, non si vuole fare polemica, però generalmente si fa prima l'Eucaristia, che è la confermazione. Ma un tempo si facevano almeno insieme. Ci ha raccontato Monsignor Crociata, lei c'era, quindi può testimoniare l'altro giorno, del contesto differente in cui ha ricevuto i sacramenti di iniziazione cristiana. Se lui ha ricevuto la comunione e la cresima, il mio sogno, a 7 anni. A 7 anni. Insieme, lo stesso giorno. Il vescovo è andato, gli ha dato la cresima e gli ha fatto la comunione. A 7 7 anni, anni. A 7 anni. Nel 61. A 7 anni. Io sono uno sponsor, purtroppo, però effettivamente nel nostro contesto storico-culturale, questa che sarebbe una cosa ideale, ma purtroppo non ci abbiamo più alle spalle quella condizione storico-culturale che lo rendeva possibile. Purtroppo diventa problematica, anche se sarebbe il top, poi lo vedremo se Dio vuole perché è il top, no? Poi i sacramenti della guarigione, la penitenza e l'unzione degli infermi, la guarigione dell'anima e pure del corpo, perché guardate che il sacramento dell'unzione, io a Borgo San Michele mi sta a fare quasi una fama perché una volta sicuro, un marito di Filomena, tanto se lo sei sentito di, quello era morto, gli dopo lo santo è risorto. È campato un altri 2 o 3 anni, cioè, ma era proprio morto, stava proprio finito, cioè, stava proprio, capite? Quindi sarà stato l'olio santo. Questo ci vorrebbe la Santissima Trinità che te lo viene a dire se c'è un rapporto di causa e effetto. Ma tra gli effetti, come dire, propri, anche se non principali, dell'olio santo è la guarigione del corpo, che non è mica una cosa negativa di per sé, la guarigione del corpo, non è la cosa principale, ma è una cosa negativa. E i sacramenti al servizio della comunione e della missione. Cioè l'ordine del matrimonio va al servizio della comunione e della missione. Attenzione che la missione non ce l'hanno soltanto i sacerdoti, ce l'hanno pure gli sposi.
non voglio fare, sono stato a una coppia d'amici, non vi dico né vi dico dove, una bellissima famiglia, 7 figli, uno più bello dell'altro, cioè cresce al mondo 7 figli, in questi tempi, veramente insomma non è una cosa, ma tu entri lì dentro, poi c'hanno una figlia, tanto non dico che per giovane, che c'ha già 2 nipoti e uno in arrivo, ma c'ha manco 30 anni, gli ho benedetto che, quindi, cioè tu entri lì dentro, io mi sono trovato lì dentro, cioè lì proprio si respira la vita. Certo che è un sacrificio enorme una cosa del genere, no? Però i sacrifici c'hanno sempre un ritorno, perché tu c'hai un sacrificio enorme, ma c'hai anche profumo di vita, cioè è una cosa bella, non è una cosa brutta, certo, per carità, non è che tutti quanti per forza devono fare così, cioè, però capite, no? Quindi quelli hanno preso sul serio, cioè la missione del matrimonio. Quindi, ok, quindi vediamo il catechismo di San Pio X come presenta, come introduce i sacramenti. Poi va subito a parlare dei sacramenti dell'iniziazione. Vedete quanto è breve. È ancora più breve il catechismo di San Pio X. Ancora più breve, come vedremo. Il catechismo di San Pio X è breve, ma vedete, guardate quanto tempo dedica alla introduzione dei sacramenti in generale. Ora faccio vedere a volo di gabbiano, guardate, i sacramenti o mezzi corruttivi, dal numero 267, 68, 69, 70, 71, 72, 73, guardate, 79, 80, 81, 87, 89, da 67, 89, sono 22 numeri, sono tanti, in maniera molto molto sintetica, però per esempio cosa dice? Ma che cos'è un sacramento anzitutto? Che è il sacramento? E uso la definizione di Sant'Agostino, signum efficax gratiae, cioè, attenzione, segno efficace della grazia. Che significa questa cosa qua? Che è proprio l'essenza di un sacramento. Allora, voi sapete che in ogni sacramento c'è una cosa che noi vediamo, l'acqua nel battesimo, l'ostia nell'Eucaristia, il sacerdote che ti stende le mani nella penitenza, l'olio santo nell'olio santo, d'accordo? Nomina donna nel sacramento del matrimonio, questo ricordiamocelo sempre, di questi tempi, insomma, è sempre bene specificare. D'accordo? C'è qualcosa che si vede, d'accordo? Che si vede, c'è un qualcosa che si sente perché c'è una formula che viene pronunciata. Quindi, cosa sono questi qua? Si chiamano segni, perché voi un segno lo vedete, se io ti dico, se faccio così, tu capisci che da di, se ti faccio così, tu capisci, capito? Quindi, se ti faccio così, tu capisci. Se te faccio così, tu capisci. Se faccio i gestacci, non li faccio i gestacci, uno capisci, capito? Ok. Quindi un segno è una cosa che si vede. Ora, mentre un segno comune veicola un significato, tu capisci il significato e finisce là, d'accordo? Cioè, se uno fa un brutto segno, cioè il brutto segno tu lo vedi, viene ferito dal brutto segno, ma quel brutto segno non produce l'effetto che contiene. Pensate a qualche brutto segno e cercate di stimolare un pochino la fantasia, perché non è un segno efficace, è un segno, d'accordo? Quindi io ti do un segnale, ti trasmetto qualcosa. Un segno efficace invece, proprio dal latino efficax, efficio, cioè faccio da, cioè viene dal verbo fare, vuol dire che quella cosa non è semplicemente una cosa che trasmette un significato, ma fa qualcosa che prima non c'è, produce. È proprio l'immagine della produzione, cioè se tu hai una fabbrica, in fabbrica si fa un qualche cosa che dopo che l'hanno fatta c'è, prima non c'era, d'accordo? Qualunque cosa faccia dentro la fabbrica. Allora, quel segno fa, quindi produce qualcosa che prima non c'era. Cosa? Segni efficaci della grazia. Qual è la grazia? Ogni sacramento, come vedremo, ha una sua grazia propria specifica. Provate un attimo a fare uno screening, no? Qual è la grazia del battesimo? Qual è la grazia della penitenza? Qual è la grazia dell'Eucaristia? Qual è la grazia del matrimonio? Qual è la grazia dell'ordine sacro? Qual è la grazia dell'olio santo? Qual è la grazia della cresima? Perché ogni sacramento ha una grazia specifica che, se lo ricevi, si produce. Se non la ricevi ordinariamente non si produce, perché vedremo anche in casi straordinari, quindi in caso di impossibilità oggettiva di ricevere un sacramento, come diceva San Tommaso, nostro Signore usa ordinariamente i sacramenti ma non è legato.
pensate, per esempio, quest'anno al lockdown, d'accordo? Sono stato 3 mesi senza sacramento, no, 2 mesi e mezzo. Ah, se c'è qualche problema, con il dovuto rispetto, questo sta in capo ai governanti e ai vescovi, a voi no, perché voi non è che non vi siete sottratti, voi vi siete stati impediti. Quindi potete stare tranquilli che in quei 2 mesi e mezzo il nostro Signore si è inventato qualcosa e tutte quante le grazie che non per colpa vostra non avete ricevuto sono arrivate. Questo significa che però se quando le porte sono aperte uno dei sacramenti non li riceve, quelle grazie che il Signore gli fa arrivare attraverso i sacramenti, noi dobbiamo pensare che non arrivano, d'accordo? Perché la potenza di Dio subisce soltanto nei casi di impossibilità oggettiva. Ok? Un'altra cosa importante, adesso qui salto qualche cosa, perché poi chiaramente queste conversazioni sono anche un invito, perché i testi del Catechismo Pio X si comprano, anche il compendio, si comprano, scaricano anche le versioni digitali, come quelle che c'è, se qualcuno le vuole ne scrive, io gli mando subito la versione digitale sul tablet, così se lo piglia e se lo legge da solo, perché chiaramente è impossibile, anche se sono in versione sintetica, in un'ora leggere tutto, no? Allora, prendiamo per esempio il 273, come ci santificano i sacramenti? Allora, o col darci la prima grazia santificante, cioè che cancella il peccato, questa è una distinzione fondamentale, oppure con l'accrescerci la grazia che già possediamo. Questa è una distinzione fondamentale, da cui deriva la distinzione scolastica che era l'anno seguente tra i sacramenti dei morti e dei vivi. Vi ricordate l'altro giorno c'è stato un tizio che mi aveva scritto una mail, un altro dice: ma perché Gesù dice, ricordate il passo del Vangelo, no? Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu vai e annunzi il regno di Dio. Lì Gesù gioca sul morto reale e il morto alla grazia, cioè siccome sono venuto io che do la vita all'anima e che ti porto la grazia, cioè quelli che sono morti, che hanno perso la vita del corpo, lascia che li seppelliscano a quelli che sono morti alla grazia. Tu adesso sono arrivato io, c'è la cosa più importante a cui pensare, lascia perdere il meno dinanzi al più, non so se riesco a farmi comprendere, no? Quindi, e quali sono quei sacramenti che prendono un morto e lo fanno vivere? Il battesimo innanzitutto e la penitenza. Tante volte mi avete sentito dire nelle prediche, no? Il battesimo, cioè, si riceve una volta sola, ma se tu ti confessi come Dio comanda, i padri della Chiesa lo dicono Girolamo. Secondo battesimo, terzo battesimo, quarto battesimo, perché il battesimo fa piazza pulita, toglie il peccato originale, e se ci sono voluti i battesimi da tutto, tutti i peccati di commesso obbligatoria. Ma se ne fai qualcun altro, specialmente i peccati mortali, come si dice tecnicamente, che significa mortali, che ti fanno morire alla grazia, cioè, come dice sul libro dell'Apocalisse, riconoscono le tue opere, ti si crede vivo, avete detto io il giorno scorso, siamo messi, e invece sei morto. E quanti morti camminano? Io ci ho fatto tante prediche in passato. Hai visto i film di Romero, di Dario Argento, di zombie, quelli che, cioè, se una persona non sta in grazia di Dio, quello è un morto che cammina, quello là. Cioè, c'è la vita biologica che funziona perfettamente, ma quello è un morto che cammina. Ma non è un modo tanto per dire realmente è così. D'accordo? Quindi, perché dona la grazia all'anima, è morte per il peccato. E quali sono invece quelli che ci accrescono la grazia? Attenzione, che significa? Significa che tutti quanti gli altri 5 sacramenti, siccome la grazia te la accrescono, vedete che se uno ha le aree distinte, vuol dire che in grazia già ce devi stare. Quindi l'Eucaristia, l'ordine, il matrimonio, la crisma, ma anche l'olio santo, si possono ricevere solo in grazia di Dio, anche l'olio santo. Perché in teoria, come vedremo, l'olio santo andrebbe preceduto, cioè la confessione, il viatico e l'olio santo. Quindi, anzi, nell'ordine, la confessione, l'olio santo e l'ultima comunione. Quelli sono, come vedremo a suo tempo, i sacramenti dei morti. È chiaro che se la persona non è in condizione di confessarsi e si presume che avrebbe voluto ricevere il sacramento, gli si può dare ugualmente, perché come si fa? Non è neanche in condizione di poter fare un sacrilegio oggettivo perché non è consapevole, no? Ecco,
E chi non riceve un sacramento dei vivi sapendo di non essere in grazia di Dio commette peccato? Vedete come erano. Chi riceve un sacramento dei vivi sapendo di non essere in grazia commette peccato gravissimo di sacrilegio. Oggi si ha un pochino di paura di usare questa espressione. Ma non è una cosa fatta tanto bene. Invece, peccato gravissimo di sacrilegio, perché riceve indegnamente una cosa sacra. Chi di voi conosceva Don Modestino dell'Immacolata? Sacerdote piccolo così, braccio destro di Don Renato per una vita, non conoscete l'ambiente di Latina. Quando Don Modestino al più nati che sarà fatta la comunione e che non si era ancora confessato, poi diceva, bravo, è come se tu avessi preso l'ostia e l'avessi buttata dentro un letamaio, cioè, l'hai mai visto un letamaio? Sei mai stato in campagna a vedere come è fatto un letamaio? Però metti una ostia e la metti là dentro, cioè qua, se capite, qua qualche persona un pochino fragile usciva terrorizzata da come dice, che ho fatto, cioè, capite? Allora, questo linguaggio ha le sue controindicazioni, insomma, perché se becchi qualcuno che insomma non sta tanto bene gli viene infarto, no? Quindi purtroppo è sempre bene trovare, a mio avviso, un equilibrio, insomma, tra il troppo e il troppo poco, perché comunque c'è bisogno di una certa consapevolezza quando si fanno le cose, no? Un altro punto importantissimo, qui approfondisco perché avete visto che compendio un numero. Quali sono i sacramenti più necessari per salvarsi? Più le cose dobbiamo stare attenti. I sacramenti dei morti. Il battesimo e la penitenza. Per cui, cioè, tutti quanti i maestri di spirito hanno sempre detto che, come dire, il tasso di raffinatezza, diciamo, di un'anima, di crescita anche interiore, si vede dal rapporto che c'ha col sacramento della penitenza. Poi vedremo quando. Io infatti volevo non seguire l'ordine canonico, ma fare prima che conti sui sacramenti dei morti e poi su quelli dei vivi, anche perché, come sapete, di fatto il sacramento della penitenza a livello cronologico precede l'Eucaristia. Quindi, perché il discorso sacramenti dell'iniziazione cristiana dovrebbe essere, perché voi sapete che gli ortodossi, non so, allora, noi un tempo facevamo battesimo e poi comunione e cresima insieme, ma se tu fai la comunione a sette anni è quasi impossibile che un bambino faccia un peccato mortale, quasi. Allora, oggi è molto difficile, un tempo era quasi impossibile. Quindi, che faccia un peccato veniale forse, ma a 7 anni che faccia, capito? Ma se tu, come dire, osponi questa cosa qui, oggi la comunione a 9 anni, secondo voi un bambino di 8-9 anni oggi può commettere un peccato mortale? Secondo voi? Io non posso parlare troppo perché non racconto niente, ma purtroppo oggi sì, purtroppo oggi non c'è più l'età della nessuno, non mica sta tanto sicuro con un bambino di 8-9 anni è un angioletto assoluto. Anzi, purtroppo, questi bambini subiscono, diciamo, una violenza brutta, d'accordo? I genitori, anche quelli attenti, cioè tu fai mettere dentro una campana di vetro. Tu puoi controllare dentro casa, puoi controllare la televisione, chiuderla quasi del tutto, perché cioè c'è stato, cioè, che fai? Il computer glielo viene in cucina, ma quando escono che fai? Non vanno più all'asilo, non vanno, perché cioè, guardate che oggi vi assicuro, insomma, cioè, io ho vissuto come sacerdote delle situazioni brutte con bambini, non sto parlando di cose di confessionale, esperienze pastorali extra confessionali, vedendo con gli occhi miei bambini fare delle cose che ho dovuto avvertire i genitori, ma mi vergognavo, ma dicono, ma questi sono genitori meno perché non ci credono, d'accordo? Quindi meglio trattare prima questi due sacramenti, no? Allora, quali sono i sacramenti che si ricevono una sola volta? Ecco un altro punto importantissimo, vedete, qui lui fa tutte quante le premesse, così poi. Allora, battesimo, la cresima e l'ordine. E perché si ricevono una sola volta? Perché lasciano nell'anima
quello che si chiama tecnicamente un carattere permanente o indelebile. Cioè, e da cosa lo capiamo che viene lasciato questo carattere permanente e indelebile? Perché solo in questi tre sacramenti si usa un olio particolare, che è il crisma, l'olio profumato, quello che serve per le consacrazioni. Quello si usa per questi tre sacramenti oppure per consacrare chiese e altari. Avete mai visto una consacrazione di una chiesa o di un altare? Perché non siete miei parrocchiani di Borgo San Michele, perché Borgo San Michele non era consacrata alla chiesa e quando è stata restaurata è stato consacrato l'altare e la chiesa da Verocchi. È bellissimo. 12 croci intorno alla chiesa, il vescovo le unge con il crisma una per una, il parroco segue, le unge dietro, è tutto contento, lì si sta ancora il dito mio, e poi sull'altare prende il vasetto del crisma e lo allaga. Ecco perché la messa si celebra soltanto nel luogo sacro, sull'altare consacrato. Perché il crisma, una volta col crisma, i miei lo sono tuttora perché l'ho fatto fare dai vescovi, si consacravano il calice, la patena, col crisma. Io l'ho fatto fare da Monsignor Petrocchi, gli chiesi che c'è, adesso basta la benedizione, anche gli altari possono essere soltanto benedetti, purtroppo, e anche le chiese possono essere soltanto benedette. La chiesa di Borgo San Michele era benedetta, ma non consacrata. Ma la consacrazione, come dire, è una bomba atomica molto più grande. È come la differenza che c'è, la differenza che c'è tra l'acqua benedetta e l'acqua santa. Avete mai sentito la terminologia distinta? La conoscete? L'acqua benedetta è l'acqua benedetta semplicemente, quindi con una benedizione. L'acqua della notte di Pasqua è acqua benedetta. L'acqua santa è acqua esorcizzata, quindi non è semplicemente benedetta, ma viene esorcizzata. Quindi la potenza, diciamo così, l'efficacia è molto più forte, molto più grande. E non si usa soltanto negli esorcismi, eh? Si può usare per qualunque tipo di uso equivalente a quella dell'acqua benedetta. Capito? Queste sono tante piccole bombette atomiche che noi dobbiamo. Io per esempio l'acqua santa la uso, cioè, vorrei prima che andate a insegnarla anche a voi. Se voi veniste la notte in camera mia, io la notte accendo una candela benedetta. Non è che la faccio così come, perché tenere una candela benedetta accesa dentro casa è sacramentale. È sacramentale che fa bene alla casa, fa bene spiritualmente alla casa, tiene lontano presenze indesiderate dalla casa. Cioè io domani mi vado a benedire casa, non è che, cioè, la benedizione delle case lo sapete che è una cosa duplice, cioè c'è la benedizione e c'è anche un momento a cui do molta importanza io, del contatto con la famiglia, del colloquio con loro, ma la casa è benedetta, cioè non è un giochetto che uno fa, c'è una scusa tanto per andare, cioè a fa così, speriamo che ti danno l'offerta o cose del genere qua, non è questo, è una cosa importante, capite? Entro a casa mia ogni tanto io ho l'incenso esorcizzato e io l'accendo. Okay, dicevano gli esorcisti, se dentro la casa venisse l'inferno intero, tu accendi l'incenso esorcizzato e scappano tutti. L'hanno scritto l'esorcista di fama mondiale, capito? Siccome qui da queste parti, insomma, bisogna tenerlo in casa. Io lo uso adesso quando si apre, perché il discorso dei sacramenti, accessorio ai sacramenti c'è anche l'uso, i sacramentali stanno su un livello leggermente più basso dei sacramenti, ma sono tantissimi, sono. Quando voi fate il segno della croce, il fare il segno della croce, che noi lo facciamo come se fosse una stupida, è un sacramentale. Cioè, capito? Non è una cosa che si fa tanto, non è la stessa cosa farlo, non è una cosa indifferente. Per noi è una cosa molto, speriamo che finisca presto, una cosa brutta, che non c'è sta l'acqua santa in chiesa, perché è una cosa, cioè Santa Teresa era devota, se tu fai il segno della croce con l'acqua benedetta, cioè tu ricevi delle grazie, perché i sacramentali a un livello, ripeto, inferiore rispetto ai sacramenti, ma non per questo meno vero, ogni volta che tu li metti in atto producono delle grazie che te le porti dietro e ti restano a te e alle cose.
quante persone fanno benedire la macchina? Io quando compro una macchina, perdonate se parlo di me stesso, non è che parlo, cioè cerco di insegnare delle cose buone che io ho imparato a mia volta, quindi a me me l'hanno insegnato, non è che mi sono date da solo. E io vado al concessionario, con la storia. Io non c'entro proprio in macchina, senza che l'ho prima benedetta, non esiste proprio. D'accordo? I computer, tutti quanti sti cosi qua che te si imparano in continuazione con il computer, le cose faccio vedere, ti benedico sempre. D'accordo? Le persone, io se trovo un sacerdote che mi faccio benedire, sono molto contento quando lo posso benedire. Quando il vescovo dà la benedizione, al vescovo, ma anche quando il vescovo benedice l'assemblea, è una bomba atomica, io tutto contento. Capite? Comunque, torniamo ai sacramenti. I sacramenti che non si possono ripetere imprimono un carattere permanente dato con il crisma, che si usa solo, ripeto, per questi sacramenti: consacrazione di chiese, altari e suppellette di sani. E che cos'è questo carattere? È un segno distintivo spirituale che non si cancella mai. Oggi noi abbiamo un facsimile per capire nei tatuaggi. Il sacramento fa nell'anima meglio, perché un tatuaggio nel corso del tempo, sapete, si può sbiadire, scolorire, togliere del tutto, molto difficile. Ecco, diciamo che nell'anima rimane un segno perpetuo, ok? Cioè, che significa? Significa che, io per far capire, se un battezzato va all'inferno, i diavoli e i dannati lo vedono che quello è un battezzato, e lo vedranno per tutta l'eternità, e lo sfotteranno, lo pieranno in giro, peggio che tutti gli altri dannati, perché dice, c'è stata, tu hai ricevuto il massimo della grazia possibile, tu saresti dovuto diventare santo e ti avevo portato all'inferno. Se ce l'hanno cresimato, e lo vedono, peggio anche, ce l'ha un prete, se ce l'ha un vescovo, che purtroppo qualcuno dice, se ce l'ha un cardinale, papi speriamo di no, ma immaginate cosa fanno, cioè noi, uno scherza, no? Cioè, ma quella cosa si vede, cioè non è che tu devi andare a nascondere. Io quando dicevo le bugie da piccolo, quando facevo una risata, no? Mamma diceva, ti cammina la bugia sulla fronte, ogni tanto andavanti una stupidaggine e dicevo così, mamma ieri sono andato, capito? Quel genere del bambino, così la bugia sulla fronte non la vede, facevo così, che vuoi fare? Ma se tu vai all'inferno che sei battezzato, non è che ti puoi fare così che non ti vedono più la croce sulla testa, che danno, quella la vedono. Non c'è la possibilità di andare a nascondere, capite? E attraverso questo carattere, qual è l'effetto spirituale? Che cosa succede? Allora, col battesimo diventi cristiano. Ma te pare poco, te pare? Partecipi del sacerdozio regale, profetico, del munus regale, profetico e sacerdozio del nostro Signore Gesù Cristo. Si vede che sei suo. Con la cresima diventi soldato. Oggi preferiscono dire testimone, insomma, ma soldato. Capito? Soldato vuol dire che tu alle truppe infernali tu vai a combattere, cioè se tu gli fai la guerra, non è che c'è paura, capito? Ogni tanto si stanno un pochino di fedeli, dice, no, non mi parlate del diavolo che ho paura. Ma come c'è paura? Ma tu ti metti paura al diavolo, non ti metti paura che tu devi paura di lui, che ti metti paura tu? Ma se ti metti paura lui, tu c'hai i sacramenti, c'hai l'eucaristia, c'hai la penitenza, c'hai la preghiera, c'hai la grazia, ma che paura di averci di quello? Sta attento a non cadere in tentazione, non a fare peccato, non a fare credito, ma tu è lui che deve averci paura di te. Io ho conosciuto padre Amo, sapete quante interviste gli facevano, cioè, ma lei c'ha paura, quello raccontava che prima di morire aveva fatto 60-70 mila esorcismi. Capito? Io ci andai, ci portai una persona che aveva dei guai grossi, insomma, io ho visto con gli occhi miei. C'erano state delle cose che ci fate ti fanno drizzare i capelli. E quelli gli dicevano, ma tu non c'hai paura del diavolo, io c'ho paura del diavolo. Lui c'ha paura da me, appena lo vede cominciare a strillare, se non lo vuoi tanto fastidio. Cioè, capì? Non è? Funziona così, i soldati, dove stanno i soldati? Con quello, col sacramento dell'ordine, uno è un ministro di Cristo, un servitore, partecipe del sacerdozio eterno di Cristo. Capito? Cioè, quando un prete alza le mani, voi non lo vedete, ma qua che stanno, perché, voi sapete, il crisma nel battesimo viene messo esattamente, ve lo faccio vedere,
sulla parte bassa della testa, non sulla fronte, perché qua è il battesimo, qua è la cresima e qua è l'ordine sacro. Io tengo quattro segni, allora ce l'hanno ancora addotto, non la fa, capito? Capito? Cioè, hai visto quando il sacerdote benedice che alza le mani in corso, c'è qualche diavolo un po' lo usa dall'altra parte, che non può vedere le cose del genere. Quindi sono delle cose veramente spettacolari. E perché ci sia un sacramento, questa è un'altra cosa molto importante, perché oggi in giro circolano tante scemenze, quindi state attenti, che per fare un sacramento ci vogliono tre cose, solo tre: materia, forma e il ministro autorizzato. Fuori, cominciamo a fare esempi: battesimo, acqua, d'accordo. Mo vedremo, sapete chi è il ministro del battesimo? Chi è il ministro del battesimo secondo voi? Allora, c'è un ministro ordinario, c'è un ministro straordinario e un ministro super straordinario, eccezionale. Il ministro ordinario, con tutti i sacramenti, è il sacerdote e anche il diacono. Il ministro straordinario è ciascuno di voi, qualunque battezzato. Perché in pericolo di morte di un bambino, chiunque può amministrare il battesimo. Sapete che un tempo le ostetriche venivano anche istruite. Ma attenzione, c'è un ministro eccezionale, perché anche un musulmano o un non battezzato può battezzare una persona. Basta che dica la formula: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, usi l'acqua, anche non benedetta, non che sia benedetta è un di più, è un accessorio, e ci abbia l'intenzione di fare la chiesa, cioè io facendo questa cosa voglio che ti sia fatto quello che fanno i cattolici. Basta. Hai capito che i musulmani devono sapere che sono ministri eccezionalmente battesimi. I buddisti, gli zoroastristi, che non sono in tutte le regioni che stanno, sono tutti quanti ministri eccezionali del battesimo. Ma possono battezzare i neonati, però. Bambini. Ma bambini, ma se anche ci fosse un incidente, per dire, una persona di 70 anni che magari ha visto il battesimo da tutti, stava facendo il catecumenato, l'ha fatto un tempo, e vede uno e dice: sbrigati a battezzarmi che non ho fatto un tempo. Si dice che nelle arene dove stavano i martiri, ogni tanto c'era qualche soldato che si convertiva, e i martiri prendevano dal sangue che gli usciva, tanto nel sangue c'è l'acqua, col sangue in testa li battezzò nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, prima di morire. Stanno quelle scenette, insomma, molto edificanti, insomma, raccontate negli Atti dei Martiri, insomma, sono una bella cosa, no? Quindi, diciamo che più o meno, quindi, la messa, fino a quando resta il pane azimo, il vino, la formula della consacrazione e un prete, state tranquilli, capite, non vi turbate mai per nessun motivo, basta e avanza quello, capito? Adesso che se faccia che qualcuno chiacchieri un po' sul messaggio nuovo, dice non mi piace, non mi piace, vi ripeto, se uno vuole chiacchierare, che ci vuole chiacchierare, chiacchierasse. Mi raccomando, perché io non sto seguendo molto, che nessuno andasse in giro cretinate, perché quando sentite qualche cretinata, tipo che la messa non è valida o cose di questo genere, vi prego, almeno voi non date di retta, e quando parlate con qualcuno dite di non dargli retta, d'accordo? Perché il nostro Signore non è sciocco, quindi i sacramenti li ha blindati, perché non è che dipende, come dire, dalla testa di uno. Se ci va un sacerdote indegno in celebrare la messa, d'accordo? La messa è perfettamente valida, la comunione te la sei fatta tranquillamente, capito? Quindi i sacramenti dipendono solo da queste cose: materia, forma significa formula, quindi che tu usi la materia adatta, l'olio per l'olio santi, l'olio d'oliva, l'acqua, il pane azimo, il vino, un uomo e una donna per matrimonio. Voi sapete che c'è qualche pazzoide che va, cioè, sapete, no? I matrimoni ex, cioè, è una cosa che non, allora è come l'ordinazione di una donna, come ha spiegato Don Giovanni Paolo II, cioè non è la Chiesa, a me se non concesso per questo, facciamo finta che bisogna essere aperti, la Chiesa deve approvare i matrimoni omosessuali, ma non capito, cioè non c'è nessuno che può fare una cosa di questo genere, né i vescovi né il Papa, nessuno, perché il soggetto del matrimonio sacramento sono un individuo di sesso maschile e di sesso femminile, punto e basta. Ma poi nel matrimonio sono i ministri, appunto.
Il soggetto dell'ordinazione sacra, come ha spiegato San Giovanni Paolo II, è un battezzato di sesso maschile. Per cui, se un vescovo ordinasse una donna, cioè gli fa lo stesso rito che ha fatto a me, tale e quale, ma quella prete non ci diventa, capito? Perché i sacramenti sono vincolati alla materia. Alla materia sì, cioè io non posso battezzare una persona col whisky. Dice, vabbè, tanto è acqua, è whisky, non è acqua, d'accordo? Non posso celebrare una messa con la Coca-Cola e con i biscotti, capite? Così come per quanto riguarda il sacramento della benedenza, poi c'è il discorso del ministro, per esempio, per quanto riguarda il sacramento della benedenza, il ministro è soltanto il prete, un diacono non può confessare, capite? Un non prete non può dare l'assoluzione, eccetera. Ok, torniamo brevemente e rapidamente, quanto tempo ci abbiamo ancora? Poco? Quarto d'ora, ce la facciamo. Al compendio, e vediamo nel compendio adesso in particolare il sacramento del battesimo. Abbiamo già visto alcune cose. Il nome del battesimo. A motivo del rito centrale nel quale è celebrato, battizzo in greco significa immergere nell'acqua, e anticamente il battesimo veniva dato per immersione. Lo si chiama anche lavaggio di rigenerazione, sto leggendo 252, di rinnovamento dello Spirito Santo, eccetera, eccetera, perché il battesimo diventa fine della luce. Salto un pochettino di cose che sono... In che cosa consiste il rito essenziale del battesimo? Il rito essenziale, che significa che in caso di necessità, perché voi sapete che tutti i riti hanno un contorno, in caso di necessità, qual è la cosa essenziale? Immergere nell'acqua il candidato o nel versargli dell'acqua sul capo, sulla testa, in altri posti, mentre viene invocato il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi sono i destinatari del battesimo? Ogni persona non ancora battezzata. Allora, al battesimo ci hanno diritto, attenzione, tutti i membri della razza umana. È un diritto di essere battezzato. Una cosa che pochi sanno, a me per esempio è successo, a Borgo San Michele è successo di aver battezzato, se non ricordo male, un bambino. Non mi ricordo se il padre era o completamente ateo o addirittura forse musulmano, non me lo riesco a ricordare. E la madre forse ortodossa o comunque, cioè capite, nessuno dei due era un cattolico. Allora uno può pensare, no, questo non è un battesimo. No. E chi l'ha chiesto? È così. I genitori sono venuti e dice, io voglio che sia battezzato e voglio che sia educato cattolicamente, perché l'unica cosa che deve volere un genitore è dargli il battesimo e permettere che sia educato cristianamente. Qui si capisce anche il ruolo del padrino e della madrina. Perché siamo un padrino e una madrina? Il padrino e la madrina esistono nel battesimo dei bambini soprattutto, proprio per questo, perché sono i garanti dell'educazione cattolica del figlio, anche qualora il genitore fosse o nella non condizione oggettiva come questi, oppure nell'impossibilità soggettiva. Quindi pensate, per esempio, ecco come dice, si può battezzare il figlio di una coppia, sempre lo stesso discorso, di divorziati, di sposati. Non solo che si può, si deve, perché chi lo può, un ragazzino, non è responsabile di scelte che poi non bisogna comunque giudicare a livello soggettivo che hanno fatto i genitori. Ci vuole semplicemente un padrino, una madrina che faccia da carattere. Se dovesse succedere il caso estremo, è già successo in Italia, una coppia di persone dello stesso senso che chiedono il battesimo a un figlio, ma immaginate che sono andate negli Stati Uniti a fare tutte quelle cose, quella povera creatura che c'entra? C'entra niente. E i vescovi, nei casi che hanno affrontato, ci vuole un padrino con una madrina come Dio comanda. Certo, poi bisogna vedere anche tanti altri dettagli, adesso qui non stiamo a... Però il battesimo, cioè la creatura innocente per quanto riguarda la responsabilità propria, ma se viene dal peccato originale, c'ha il diritto di ricevere, per cui le condizioni sono ridotte proprio al minimo indispensabile. Certo, poi crescendo dovrà farlo sviluppare, perché se rimane solo battezzata e vive allo stato, come dire, troglodittico, non avrà tutta quanta la pienezza di grazia, perché la grazia battesimale poi deve crescere, capite? Però questo è. Però allora, i padrini devono essere di sesso femminile e maschile, anche una coppia.
I padrini deve essere, poi lo vediamo, uno o due, d'accordo? Anche uno solo. Anche uno solo. Un padrino, non ti ricordo da nessuno, ma questo non fa parte proprio della domanda, questo fa parte della legge della Chiesa. Dice, che cosa è richiesto per essere battezzati? Per essere battezzati è richiesta la professione di fede, ovviamente se sei un adulto. L'adulto deve credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, fondamentalmente. Poi è chiaro che adesso nella diocesi c'è un percorso lungo, un catecumenato, uno, due, tre anni, ma fondamentalmente, cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Voi andate e predicate, chi crederà che io sono il figlio di Dio sarà battezzato, sarà salvo. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Le prime cose, i primi battesimi degli Atti degli Apostoli, abbiamo letto, no? Filippo, quando battezza l'eunuco, stava a leggere il profeta Isaia, quello che fa due minuti, dice, sai chi era il servo di Dio? Era il nostro Signore Gesù Cristo che è il figlio di Dio. Se tu ci credi, sì, battezzami, battezzato, finito. Invece, professata dal battezzato sepolto o dai genitori della Chiesa e dalla Chiesa rappresentata dai padrini nel caso del bambino. Anche il padrino o la madrina all'intera comunità ecclesiale hanno una parte di responsabilità nella preparazione al battesimo oppure nello sviluppo della fede e della grazia battesimale. Poi, per quanto riguarda i ministri, l'abbiamo già visto, ve l'ho già accennato, dice, è necessario il battesimo per la salvezza? Il battesimo è necessario alla salvezza per coloro ai quali è stato annunziato il Vangelo e che hanno la possibilità di chiedere questo sacramento. In questa formulazione c'è ovviamente il principio che chi non ha ricevuto l'annuncio del Vangelo senza sua colpa, non conosce la Chiesa e la necessità che essa ha per la salvezza, sarà salvato dal Signore in una maniera distinta, certamente non uguale, differente, diversa, nei modi e nei tempi opportuni, per l'universalità della redenzione di Cristo, per l'azione stessa della Chiesa, anche se lei in questo momento non lo sa. D'accordo? Questo però non toglie che la Chiesa ha il diritto e il dovere di annunciare il Vangelo se e in quanto può a tutti, e raggiungere tutti. Ok? Qui c'è l'antica dottrina per quanto riguarda il battesimo di sangue e il desiderio, no? Vedete? Si può essere salvati senza battesimo? Cioè, poiché Cristo è morto per la salvezza di tutti, possono essere salvati anche senza battesimo. Quanti muoiono? A causa della fede, il battesimo di sangue. Se qualcuno, prima di essere battezzato, muore martire. Questo è evidente. Cioè i catecumeni e anche tutti coloro che sotto l'impulso della grazia, senza conoscere Cristo e la Chiesa, cercano sinceramente Dio e si sforzano di compiere la sua volontà. Questo tradizionalmente è chiamato il battesimo di desiderio. Cioè, con quello che tu fai nella vita, con il bene che cerchi di assecondare, di fatto stai desiderando di essere salvato, anche se non sai che la porta d'accesso piena alla salvezza è il battesimo. D'accordo? Quanto ai bambini morti senza battesimo, la Chiesa nella sua liturgia li affida alla misericordia di Dio. Questo è un capitolo a parte che poi avremo modo di approfondire. Gli effetti del battesimo. Il battesimo rimette il peccato originale, tutti i peccati personali e tutte le pene dovute per il peccato. Quelle che sono rimesse dopo il battesimo sono da quelle che si chiamano le indulgenze. Fa partecipare alla vita divina trinitaria mediante la grazia santificante, la grazia della giustificazione che incorpora Cristo e la sua Chiesa, si diventa membri della Chiesa, fa partecipare al sacerdozio di Cristo e costituisce il fondamento della comunione di tutti i cristiani, con tutti i cristiani. Quindi, col battesimo, via tutti i peccati, diventi figlio di Dio, diventi membro della Chiesa, acquisisci la capacità di ricevere tutti i sacramenti della nuova alleanza e ricevi in dono le virtù teologali, fede, speranza e carità e i sette doni dello Spirito Santo, più il sigillo indelebile del battesimo. Tanta roba, no? Black Friday. Tanta roba. Un piccolo cenno di 5 minuti, andiamo al Catechismo in esempio decimo, perché Catechismo in esempio decimo c'è qualche chicca che adesso qui non si ritrova. Non ripeto le cose perché fondamentalmente si ripetono le stesse cose. Ora, chi riceve il battesimo a cosa si obbliga? Questa è una cosa che approfondisce. Cioè, tu il battesimo ricevono e dopo? Allora, dopo, e questo vale anche per i battezzati adulti, numero 297. Chi riceve il battesimo diventando cristiano si obbliga a professare la fede e a osservare la legge di Gesù Cristo e perciò rinunzia a quanto vi si oppone. In particolare a cosa si rinunzia? 298,
al demonio, alle sue opere e alle sue pompe, come veniva chiamato un tempo, le pompe, cioè le smargiassate, gli show che fa il diavolo, le sue manifestazioni e sfoggi, insomma, di... ecco. Per opere e pompe del demonio, settando i peccati, la vanità del mondo e le sue massime perversioni, lontano dal battesimo. Ovviamente i bambini nel battesimo 300 rinunziano al demonio per mezzo dei padrini, e i padrini, vedete qui c'è un bel numero, sono quelli che presentano alla Chiesa il battezzando, rispondono in suo nome se è bambino, assumendosi quali padri spirituali, vedete, la cura della sua educazione cristiana. Se vi mancassero i genitori, e perciò devono essere buoni cristiani, questo era vero ieri e era vero anche oggi, se mancano i genitori, ecco perché quando i genitori si trovano, come dire, in qualunque modo in difficoltà, quindi ordinariamente affiancano il compito educativo del genitore, ma se i genitori sono deficienti in senso etimologico, non deficienti in senso di mancanti al dovere dell'educazione cristiana, ecco perché uno prima di assumere il compito di padrino del battesimo, a mio modestissimo avviso, sarebbe bene che un pensierino ce lo facesse, insomma, perché non si sa mai, ma se i genitori dovessero essere del tutto latitanti, tu assumendo quell'incarico davanti a Dio hai promesso di sopperire all'eventuale ineducazione cristiana del bambino, poi devi fare. Allora, siamo noi obbligati a mantenere le promesse delle nunzie fatte dai padrini a nome nostro nel battesimo, gli ultimi due numeri, attenzione. Siamo obbligati a mantenere le promesse delle nunzie fatte dai padrini, perché se ci impongono solo quello che Dio impone a tutti e che dovremmo noi stessi promettere per salvarci, cioè vivere secondo la legge di Dio e stare lontano dal diavolo e dalle sue seduzioni. L'ultima chicca, ci stiamo nelle 56 minuti. I genitori o chi ne tiene il luogo, quando debbono mandare il bambino al battesimo? Questo non viene detto a Carisma Nuovo, ma secondo me è una di quelle cose che andrebbe ripresa e rilanciata. Adesso proprio il percorso 018, ancora di più, perché nel percorso 018 diocesano, l'ideale è che prima del battesimo i genitori vengano a cominciare a camminare, perché siano, come dire, anzitutto sensibilizzati sul dono immenso che Dio gli ha fatto di ricevere una vita e sull'importanza dell'educazione alla fede. Perché se tu facessi una buona preparazione prima che il bambino nasce, non serve nessun incontro di preparazione né 10 incontri delle cose. L'hai fatto prima, esci dall'ospedale, riscopri l'importanza di queste cose, altro che le feste, porti in parrocchia il bambino entro 10 giorni. Adesso in ospedale stanno 3-4 giorni, insomma, troppo pure, insomma, se tutto va bene. I genitori, o se o chi ne tiene il luogo, debbono mandare il bambino al battesimo non più tardi di 8-10 giorni. Io su questo, è il mio pallino personale, ovviamente, non è una legge, come dire, anzi, conviene assicurargli subito la grazia e la felicità eterna, potendo egli molto facilmente morire. Perché se un bambino muore senza battesimo, vedete che anche il Catechismo Nuovo dice, lo affidiamo alla misericordia divina. Questo è un tema controverso, perché a differenza, come ho detto negli incontri degli anni passati, a differenza dell'inferno, purgatorio e paradiso, il limbo non è un dogma di fede definito. D'accordo? Anche perché ci sono state dottrine controverse su questo qui. Ne parlano alcuni documenti della Chiesa, ma non si è mai approfondito. Per esempio, San Tommaso d'Aquino, io non sono d'accordo con questa cosa qui, diceva che il limbo è eterno e che ci vanno appunto i bambini non battezzati perché hanno con sé la macchia del peccato originale. Noi oggi non ci rendiamo conto di cosa sia il peccato originale, ma se noi leggiamo gli scritti dei grandi teologi, per esempio tutta la passione di Gesù, da noi ci mette tanto paura. Voi sapete che tutta la passione terrificante di Gesù è stata sofferta quasi esclusivamente per togliere il peccato originale. Cioè, è peggio il peccato originale da solo che tutti quanti i peccati commessi dalla razza umana messi insieme. Noi non ci rendiamo conto di queste cose, perché il peccato originale è stato commesso dall'uomo in una condizione, cioè, che era assolutamente una cosa pazza, folle. Cioè, mentre noi oggi, cioè, non ci rendiamo neanche conto di quando facciamo una cosa che non funziona, poi lo vedremo al prossimo incontro, ma parliamo della penitenza, lì non era così. Allora, io personalmente, c'è chi pensa che il limbo esiste ed è eterno, oggi c'è quasi nessuno, c'è chi pensa che non esiste e che i bambini vanno subito in paradiso.
Però se i bambini vanno subito in paradiso, dico sempre, c'è un problema. Allora non, i bambini non serve battezzarli. Non c'è tutta questa urgenza. Se questo fosse. Io personalmente, e non sono solo insomma su questo qui, perché c'è stato qualche altro autore, penso che lingua esiste, ma non è eterna. Quindi queste creature che sono comunque innocenti non possono rimanere in eterno private della visione beatifica, ma resteranno nel limbo fino al giudizio universale. Quindi non è la stessa cosa che tu lì, perché se muore un bambino battezzato, voi sapete che i bambini battezzati e i martiri sono i due casi in cui siamo 100% sicuri che questo non è in paradiso per direttissima, proprio senza nessun dubbio. Sapete che oggi ai funerali molti preti fanno, canonizzano tutti, dice questo è morto, sta già nelle mani del padre. Dico, se lo dice lui, dico, quando muoro io non pensate che fate venire messe, che i giudici che si va direttamente nel mare, ma padre mio si dice la tuzza che si è fatto qualcosa di purgatorio, padre mio, ricordate se uno va direttamente in paradiso, ma se muore un bambino battezzato o un martire proprio non c'è più. Capite? Però quindi non è contrario alla misericordia divina, affidate alla misericordia divina che li salva in una maniera differente da come viene salvato un battezzato. D'accordo? Questo, pensare a una cosa di questo genere significa anche cogliere anche l'importanza fondamentale del sacramento del battesimo, che non è solo questo, è anche tutte le altre cose che abbiamo visto, ma c'è dentro anche questo. Bene, ce l'abbiamo fatta.